Il centrodestra continua a chiedere le dimissioni del sindaco Alessandrini, sostenendo che c'è una spaccatura anche all'interno della maggioranza nel Partito Democratico, proprio sul destino del sindaco e anche sul futuro del sindaco di Pescara. Lei cosa risponde? Ma il centrodestra, evidentemente, che sta all'opposizione, vorrebbe avere una chance per mutare il verdetto degli elettori, questo va benissimo. Detto questo, non bisogna inventare la realtà, l'amministrazione va avanti, tutto il partito, e lo ha ribadito nelle riunioni ufficiali degli organi, l'assemblea provinciale, l'assemblea cittadina che si è fatta venerdì, esprime consenso e fiducia al sindaco e quindi mi pare che non ci sia questa questione. Rumors però riferiscono di qualche voce discordante, anche un possibile rimpasto di giunta potrebbe essere conseguenza di qualche malumore. Esiste la questione che c'è da tempo, della questione della delega urbanistica che inizialmente il sindaco aveva riservato per sé, anche per via del fatto che c'è stata una riduzione del numero degli assessori. Prima gli assessori al Comune di Pescara erano 14, siamo passati a 9, quindi nella costruzione della giunta, diciamo, per non appesantire le deleghe di alcuni assessori, il sindaco aveva riservato per sé questa delega. Ora evidentemente forse è opportuno che si individui un assessore che si occupi di questa materia, ma è una esigenza politico-amministrativa, non è la conseguenza di fibrillazioni politichette, insomma.